Eccoci qua, buonasera a tutti, um, Agenina Gourmet sui dolci, i dolci di Natale. Con un uh, monumento dell'enogastronomia, della conoscenza dell'enogastronomia che è Roberto Zottar, è un monumento del nutrizionismo contemporaneo che Roberto ha Sidori. L'angelo e il diavolo, per i gourmetti. San Nicola e il crampus. Come okay. si dice, come <ride> dice, qui ti voglio, sui okay. dolci, qui okay. ti okay. voglio. Allora, dolci, eh, abbiamo trafficato in lungo e in largo, in Friuli abbiamo trovato la cubana, però siccome. Abbiamo testimonianze triestine, abbiamo molto, molto altro. Comincia lei, Zotero. Diciamo che le, le feste di Natale iniziano nella parte giuliana con San Nicolò e nella parte venetaudinese con Santa Lucia. San Nicolò è caratterizzato per i pani, i gebild brote, quindi i pani con l'effigie del vescovo. E questa tradizione è anche nella Canal del Ferro perché San Nicolò è sempre abbinato al diavoletto, ai Krampus, agli spazzacamini e fanno delle prugne eh, secche o delle eh, pere secche, Klezen, eh, Zvečken eh, o Krampus Zvečken o Klezen Krampus, dove sono dei piccoli eh, spazzacamini con la scaletta e delle prugne secche con le gambette di, di legno e la testa in bianco. Tuttora? Eh, Qualche famiglia li fa qualche ancora, famiglia. come fanno Perché... ancora i biscotti, e c'è un bellissimo detto in dialetto uh, sloveno delle valli del Natisone, quando al tramonto ci sono questi tramonti molto belli rossi, si dice San Nicolò ha infornato, ha infornato i biscotti, eh. ricorda il forno. <ride> allora, eh, Situling, eh, istruzioni per l'uso, tanto per cominciare, eh. sì. i dolci di Natale, sì. come, dove, quando? Ma si dice eh, che eh, non è il pasto che fa ingrassare, eh, no, casomai è vero, sono i pasti di tutto l'anno. Eh, voglio ricordare che un chilo di grasso, del nostro grasso, eh, equivale a 7.000 calorie, quindi insomma uno si può fare i conti quanti panetti, quanto può mangiare, no? È vero, sì, no, in effetti i panettoni, sì. ci sono anche volendo le calorie, ecco, però non, non sarà cosa mai, eh, insomma, se uno non mangia tutto il panettone, no, Farà, ecco, ho dato la cifra, così uno può anche farsi i conti. Un buon panettone, però. Un buon, eh no, un buon panettone. <ride> approfittiamo, approfittiamo, Zottar, qual è il buon panettone? Allora, io ho, allora, panettoni sono mediamente buoni. Oggi li troviamo un supermercato anche 2,5 euro e, mezzo, e costano meno del prezzo del pane, non si capisce come. Io do una regola, eh, guardate il panettone, c'è la lista degli ingredienti in ordine di peso, al primo posto c'è la farina, al secondo posto ci deve essere o burro o tuorli d'uova. Sarà una ricerca difficile perché dappertutto ci mettono zucchero, uvette, canditi eccetera, ma se trovate al secondo posto burro o tuorli è un panettone di qualità. Eh, L'altra settimana sono stato a Milano, sono andato in via Montenapoleone in corso eh, Matteotti da due famosissime pasticcerie che non cito e i panettoni qui al supermercato 2,5 euro, e mezzo, in pasticceria qui arrivano a 20, 22, 25. In via Montenapoleone a 37 euro al chilo, io ho comprato da un famoso pasticcere bresciano che ha aperto a Milano, aveva vinto il premio come miglior panettone qualche anno fa, a 40 euro al chilo. Quindi capite che c'è una, variab una variabile eh, pazzesca, eh, non è detto che il prezzo indichi qualità. Comunque voi guardate al secondo posto burro. Forse oh. se costa di Quale? più si mangia di meno okay. perché dice 40 euro... <ride> lo <facciamo dare>. lo, <ride> sì, lo facciamo, fa lo facciamo dare. <ride> Esatto. Vabbè andiamo a cercare allora, altre, altre, mh, altre proposte natalizie su Trieste e poi arriviamo alle frittole. Perché poi... Ma su Trieste allora, il cibo di elezione per Natale, eh, mentre il Friuli non aveva un cibo di elezione come dice la contessa Perusini, il cibo di elezione sono le frittole scomparse. C'è il detto de natal frittole, de pasqua pinza e tittole. Però si iniziavano con questi krafeng nostrans, anche a Gorizia, ripiene di marmellata di pesche e, e questi fritti continuavano. E si usa oggi, molto bello, il marzapane. Il marzapane ha origine eh, araba, da Mautabang, però molto classico a Trieste il marzapane a quadretti, con i canditi, con le noci, verdi, eccetera. Comunque le frittelle sono quelle veneziane, ecco, uh, sono presenti in regione già dal 181 a.C., nel tempo della deduzione di Aquileia, Marcio Porcio Catone aveva le frittelle, che erano diverse da quelle attuali. I romani l'hanno portate in Oriente, in Oriente le Selebia si sono arricchite di lievito e sono tornate a Venezia. 1300 Giambonino da Cremona codifica la ricetta con il lievito ed è la ricetta attuale. Okay. A Trieste c'è anche un cibo salato che si chiama Le frittole con anima, ah, sì. dove è il pane fritto ripieno di acciuga, e acciuga. collegato con il sud con le pettole pugliesi. Sì, non è, necessariamente è, per Natale, no? È un po' certo, eh, anche d'estate. Si, si usa nel, nel, è una, nel fritto. È, una, è presente sicuramente, intanto, anche un bel nome, no? Intanto abbiamo <ride> scoperto che eh, Catone si ah, chiama sì. Porcio e c'è un bel motivo, ecco, evident evidentemente. Perché è un onnivoro, eh, esatto. è assolutamente un onnivoro. Cioè, predicava bene, dava tutti questi consigli di morigerazione, però poi lui era esperto anche di cucina. <ride> Professoressa, ho sentito fritto... Frittole, frittole, fritto. Eh, qui sì, andiamo ad sì. appesantire una situazione. Il, no, il nome eh, viene da quello, no? Sono delle cose che sono fritte. Eh, poi possiamo friggere nell'olio, nello strutto, possiamo eh, no, chiaramente l'olio è meglio, l'olio d'oliva eh, sarebbe eh, appunto a un punto di fumo alto per cui l'olio si altera meno il e, al la burro, cottura, al e la cottura è più sana, al burro, i e la cottura e... al burro sono <ride> i migliori. E quindi eh, bisognerebbe, certo bisogna stare attenti al tipo di olio perché mi ricordo che anni fa, eh, proprio vicino a Natale, la, la nostra dietista aveva portato delle, eh, delle cose tonde, fritte e io ne ho presa subito una, che sono un po' golosetta anche se nutrizionista, e lei ha detto: Ah, che buone olive ascolane! E lei fa: Ma no, ma sono frittelle le ho fritte nell'olio d'oliva, che, che è il più sano. Quindi bisogna eventualmente stare attenti nella scelta dell'olio. Ho capito. Allora, eh, dottor Zotar, lei ha citato la Perusini dicendo in Friuli il dolce non, non, va, non va per la maggiore, non c'è un no un dolce Ma di la Perusini, come parlavamo prima con la dottoressa Sitolin, eh, si contraddice perché porta i mostaccioli. Sempre queste sorte di biscotti o. fatti con le mani. croccanti, che le sono mandorle. di origine medievale, queste, anche sì. le frittelle sono di origine medievale. Diciamo che però il dolce, che io direi per elezione, è la gubana delle allora, Valle. Partiamoci prima della gubana, che è un argomento abbastanza consistente, e vediamo invece cosa abbiamo trovato, grazie a una nostra ospite. Ecco, abbiamo il telefono Anna Cosetti, il cognome fa parte della storia enogastronomica e non solo, del Friuli e non solo, eh, conduce delle trasmissioni eh, radiofoniche, ha un blog, eh, radio, eh, scusate, Anna Cosetti Chef e niente, la salutiamo e vediamo se c'è qualcosa di eh, interessante dal punto di vista dei dolci su in montagna. Anna. Salve a tutti, eh, spero che, di riuscire a comunicare perché sono in macchina, spero che vada tutto bene. Sì. Dunque si diceva appunto la pestadice, che sono questi dolci che facevano una volta, si inventavano una volta quando, quando non c'era molto. E, e la pestadice sarebbe i chicchi di grano, semplicemente saltati in padella per un, circa un quarto d'ora, 20 minuti. E poi schiacciati, pestati proprio, la parola giusta è pestati, col mortaio. E, e dopodiché viene messo lo zucchero ed era un dolce per i bambini così caratteristico. Io ricordo che noi all'albergo Roma avevamo questo, questo mortaio che ormai era come un apriporta, teneva aperta un gran, una grande porta, io chiedevo da piccolo a mio papà cosa fosse e lui mi, mi diceva che tutte le famiglie una volta ce l'avevano, no? il mortaio, e mi raccontava di questa pestadice proprio. Quindi è l'antenato del popcorn. Delizioris. Sioris, esatto, si esatto, si esatto, si esatto, esatto. Va bene, questa è una cosa. Poi l'altra erano i spogne. I Lobs sarebbero quelle piccole mele no? che abbiamo noi in carnia, quelle piccoline, quelle molto saporite. E semplicemente si pelano, si toglie il torsolo con magari adesso che abbiamo un levatorsolo possiamo usare quello, così viene proprio la rondella. E semplicemente si passano nel burro, cioè la spoglie, e dopo anche lì un pochino di zucchero. E viene un, un, insomma, un dolce povero ma, ma sì, sempre buono. Una volta che non avevano il burro, c'era l'ONT, no? l'attuale burro chiarificato. E anche lì c'erano questi grandi contenitori che tuttora si trovano anche al museo ce n'è di bellissimi dove facevano l'ont cioè mettevano prima a cuocere il burro e dopo eh, il nostro burro chiarificato lo mettevano a conservare in queste, in queste pierre da lont no? si chiamavano e, e facevano questi dolci oltre che per accompagnare i car show anche con appunto i lops Fa... Le frittelle di mele sono un classico, no? tutta la parte anche vuoi, in Austria. Vuoi, vuoi chiedere qualcosa alla, alla Cosetti che è, è, un, è figlia di un altro monumento? Ah, della... Io ricordo che andavo a lavorare, lavoravo in IBM e andavo a Tolmezzo, aveva una grande fabbrica che stampava fanali. E fissavo gli appuntamenti verso le 11.30 e mezzogiorno, così ero costretto ad andare a mangiare dal papà. <ride> ho, capito, <ride> ho capito benissimo. O, o dalla vecchia signora Cimenti, dove certo. mangiavo dei gnocchetti di macaroni scuimei, dei gnocchetti di mele, sempre dolci salati, ho che era di questo periodo. Benissimo. Anna, eh, Anna fa anche catering. Eh, in, in tavola per Natale, come dolce da carnica, cosa porteresti? Catering ti prego, di chef a domicilio che rende di più l'idea. <ride> per Natale io, so, tradizione, faccio i biscotti di, di, di polente no? con l'ovetta e lo zabaione, perché guarda, è un toccasana e tira su chiunque, dico sempre, quando avete bisogno di tirarvi su, vi fate lo zabaione, fate questi biscottini semplici con la farina di mais e il mondo è migliore. Benissimo. Grazie, grazie Anna. Era Anna Cosetti, Anna Cosetti chef, chef a domicilio per l'appunto. Grazie, dato il mezzo, grazie Anna. Beh, insomma, c'è un po' di dolce, la, la carnia riesce comunque a, a, a muoversi anche su quel terreno. Sì, sì, certo, certo, diciamo che eh, i, la carnia riusciva a creare da piatti molto poveri qualcosa che oggi rivalutiamo molto che è molto naturale, eccetera, sia nel salato meno nel dolce. Io ricordo Cosetti faceva una, pe una, una torta, la pete, di eh, molto buona con le mele e, e metteva vicino questo zabaglione caldo certo, certo e poi siamo stati invasi da, dall'industria no? cioè i, i milanesi o quel, eh, ci hanno battuto sui tempi forse no? ah, diciamo che però eh, il panettone eh, eh, che, che eh, se ne dica è un dolce molto recente quello che conosciamo oggi sì, cioè, però, esisteva eh, un vecchio pane di origine medievale con miele, con canditi, con noce cioè, che si trovano in varie c'è il parozzo il panettone a Genova, eccetera. Eh, diciamo che il signor Alemagna che è riuscito con una tecnica difficile, perché è difficile farlo in casa, a farlo crescere in verticale. Quindi c'è una sfida eh, gastronomica, diciamo, con lievito madre. Ultimamente si usano tre impasti e farlo in casa, io ho provato, tre, <ride> giorni, tre giorni di lavoro e poi bisogna farlo asciugare capovolto. Quindi ho messo due sedie, mia moglie non fa maglia, quindi non avevo ferri da maglia. E quando mia moglie l'ha assaggiato ha detto sì sì buono ma sono buoni anche quelli della motta dell'Alemagna. <ride> e comunque è stata un'invasione anche industriale no? che forse ha portato via, appunto no, non sono sempre stati questi dolci ed è proprio un, uno dei, dei primi forse prodotti che poi hanno avuto questa diffusione eh, così massiva, di, diventando tradizionali. No? Oggi un bambino dice nat Natale e, e dice Panettone o esatto. Pandoro. È, in vero, Pandoro. è vero, è vero, non volevo trascurare la Gubana <ride> allora chiariamo cos'è Gubana perché il nome Gubana la prima citazione è a Gorizia 1714 in una poesia Gubana abbiamo la Gubana di Cividale o Presnitz, o Gubana di Gorizia che disfoglia noi invece a Natale parliamo della Gubana lievitata o putizza eh, C'è una discussione se la putizia e la cubana siano natalizioni o pasquali, però già il medico Baldasar Achet, a metà del Settecento, scriveva che la putizia si usa sia a Natale sia a Pasqua. E le prime tracce di Putizia ce le abbiamo nel 1689, nell'opera dello storico sloveno Janez Vikart Valvasor. Di Eres Herzog zum Crain, la gloria del Ducato della ah, Carniola. canta eh? è... anche secondo no, me. No, no. <ride> dove cita la, la, la putizza e parla di una putizza con noci e miele. Quindi direi che nelle varie versioni di gubana lievitata o putizza, la più tipica di Natale può essere considerata quella con il miele e le noci. Si scalda il miele, si mettono le noci, un po' di burro. Ehm, vaniglia, rum, eccetera, e questo è il ripieno tipico. Ci davo prima che in tutte le vecchie ricette di Gubana delle Valli, soprattutto quelle di origine slovena, si racconta di sbollentare le noci macinate con latte o caffè caldi. Ah. E io da gastronomo, da cuoco, non capivo, faccio l'ingegnere ovviamente, ma non capivo perché. L'ho scoperto leggendo due eh, proverbi friulani. Il primo dice che la noce è matura a Santa Maddalena, 22 luglio, per Santa Maddalena la cocula è plena. Subito dopo, a San Lorenzo, 10 di agosto, si dice a San Lorenz la cocula rens, quindi la noce irrancidisce già a San Lorenzo. Quindi vuol dire che le noci carniche locali qui non duravano molto. Oggi, usando noci di Sorrento e Californiane, non... Saranno sì, sì, OGM, le... eh, dureranno una vita. Eh. Comunque le noci, nocciole, frutta secca sono tipiche comunque del periodo natalizio, per cui i pinoli, per cui, pinoli, per cui no, sono qui, qui la frutta eh, secca appunto che andava a sostituire in parte anche quella fresca, nonostante le calorie molto più alte perché sono frutti oleosi, no? Ecco perché rancidiscono, perché la noce si può fare anche l'olio dalla noce, quindi facilmente può ossidarsi. Eh, appunto. a ricordarci è, però è anche i canditi tipici di Natale adesso sì. entrano nei dolci però una volta non c'erano frigoriferi eh, a Gorizia a fine 800 si contavano sei fabbriche di canditi quindi che esportavano in tutto l'impero e candivano meloni interi e quindi oggi è andato un po' in disuso, si trova oggi frutta disidratata, più dietetica ecco, con meno sì. zucchero anche se sono ricche di solforosa sì, credo sì, che faccia sì, molto sì, male no, il zucchero è un conservante appunto lo si fa alle marmellate, fa male. Di... Però sì, oggi poi molte persone non amano i canditi, non so perché cercano il panettone senza i bambini. Perché? non lo so, è una questione proprio di gusto. Ci sono certi bambini che tirano via uno per uno e canditi, ma di fatti, dopo ci hanno già pensato, oggi trovano i panettoni con canditi, senza canditi, con uvetti senza canditi. ci sono sempre perché per dare questo tipico aroma di panettone. Oggi si trovano già delle boccette artificiali con scritto aroma di panettone e aroma di Pandora. Eh. Ma in realtà, frullando dell'arancia candita, si riesce nell'impasto a dare questo profumo I tipico. Ma non la vedono, quindi va bene. Hanno trovato le scamotage. L'industria si arrangia sempre. E mi è curiosita sempre. la questione delle date perché io ho letto che Papa Gregorio XII, 1409, a Cividale. A... Mi, de mi devi dare due minuti però. Questa notizia <ride> si trova no, in non internet una cosa. ed è completamente falsa. Perché è una fake news del 1400? È una fake news. Allora, eh, questa eh, notizia nasce da un articolo di Valeriano Rossitti, che era autorevole, eh, scrittore, gastronomo, però scriveva eh, negli anni 80 che Amedeo Tagliaferri, direttore del museo di Cividale, aveva scoperto uno scritto del 1576 dove si parlava di questa gubana del 400. Fake news. In realtà questo... e aveva promesso che questo documento sarebbe stato pubblicato. Questo tipo di documento non è mai stato pubblicato, non esiste e non c'è traccia. Diciamo che fondamentalmente la gubana lievitata era un piatto povero, un contenitore di cibi salati, verze o dolci. Probabilmente negli anni 60 col turismo, quando la gente andava a fare picnic nelle valli, molti panifici hanno cercato di eh, rinverdire questa tradizione e siamo riusciti a creare mm. questa Bellissimo. tradizione di una gubana dolce molto buona. E... Il nome della gubana, questi sono misteri. <ride> no, c'è qualcuno che invoca ah. la teoria glottologica di Schuchart, Werther, Unzache, ecco. dove dicono che se c'è un nome ci deve essere un oggetto collegato. Quindi se c'è il nome Gubana ci deve essere qualcosa... Guba uguale piega. Guba, gubati vuol dire fare pieghe. E putizza, povitizza vuol dire, arrotola poviti vuol dire arrotolare, povitizza è la rollata. Qualcuno dice che nell'astre Tombali di San Pietro Nantizone ci sono dei nomi... Guban, Gubans, eccetera. Sì, sì. E questo ricollega al termine. Però l'unico documento esistente col nome Gubana-Dolce è a Gorizia nel 1714, nel 1738 c'è uno scritto a Cividale, riportato da Della Porta, dove si parla per la prima volta di Gubane. Benissimo, in un colpo, in un colpo solo abbiamo fatto fuori Gregorio XII, eh, Rossitti e Tagliaferri. No no, no. Ah, no Rossitti, Rossitti ha scritto, sono andato a ritracciarmi, questo perché è una pubblicazione fatta dalla fiera di Pordenone, non in vendita, ha avuto difficoltà, non si trova nelle biblioteche. Però eh, so che il consorzio della Gubana di Cividale aveva dato eh, commesso uno studio a una professoressa dell'università di Udine per ricercare queste fonti io l'ho avuto, l'ho letto ma non ci sono io avuto, eh, professoressa era lì a Cividale eh, lui era eh, il periodo dei papa doppi per cui c'era l'antipapa da Vignone e lui aveva e, poi mangiava panettone, e lui aveva cercato mangiama. di organizzare vale. un incontro a Cividale per vedere di risolvere queste beghe tra Roma, Vignone e tutte queste cose qua, quindi probabilmente non ha avuto in effetti il tempo di gustarsi granché? Abbiamo già sforato. sforato però okay. eh. bisogna che Una cosa chiuda, diciamo. chiuda sì. in bellezza perché okay. ha rubato la scena a tutti, il, il nostro. Che consiglio diamo? Che consiglio, diamo di godersi la giornata di Natale che non è il giorno di fare la dieta, ci penseremo dopo e di condividere il cibo e di passare più tempo a parlare con gli amici piuttosto magari che mangiare e fare poi delle camminate se il tempo lo permette e se no nei giorni prossimi l'anno c'è tutto il tempo nell'anno nuovo per Benissimo. i propositi Va bene? Eh, però, beh, poi parleremo anche di questo Tanti magari di questo, allora bene. grazie e auguri di buon Natale grazie, auguri a, professore auguri a Zotta, la professoressa Citroen, auguri a tutti voi e vabbè noi ci rivediamo noi ci tranquillamente prima. alla prossima grazie you <music>